Violetta, non ci credo, non stai parlando sul serio. Io ho cercato di dare il massimo nelle prove, però non posso, non ho le forze e non voglio partecipare allo show, no. Io se vuoi ti posso rimpiazzare, però non voglio che si ripeta la storia dell'anno scorso perché soffrirei di nuovo. Io dovevo sostituirti, poi sei fuggita, sei tornata all'ultimo e io un'altra umiliazione non la sopporto. Violetta non vuole rinunciare. Federico, ascoltami. Vilo, io ti ho vista salire sul palco in situazioni anche più difficili di questa. Solo la musica ti può dare la forza per superare questo momento. La musica e i tuoi amici. Tutti noi ti vogliamo aiutare e vedrai che saremo lì. Però tu devi credere in te stessa. Tutti noi confidiamo in te e anche tu devi avere fiducia in te stessa. Non devi permettere che io l'abbia vinta. E in questo caso forse dovresti cantare per far sì che... in me c'è un miscuglio di sentimenti che mi confonde un po'. Però è orribile vederti così. È orribile non volerti vedere così. Ludmilla! Ragazzi, io sono molto triste in questo momento. Però adesso che sento questo, credo che abbiate ragione. Non posso abbandonare ora, giusto? Visto, si ripete tutto di nuovo. Non importa. Ciao, sono Marco. In questo momento non posso rispondere. Aiuto! Eccolo qua! Eccolo qua, l'ho trovato! La porta! Dai, apri, no. Dai, canta con me! Canta con me! Presto! Chi ti sei chiuso qua? È lei che mi ha chiuso dentro! Ma quando è che ti ho chiuso dentro? Quando la sto aiutando! Devo scappare, aspetta un momento, dopo. Ho trovato l'accordatore! Allora, ragazzi, io vi ho proposto di eliminare il brano e voi mi avete detto di non farlo. Va bene. Assumetevi le vostre responsabilità. Questo brano deve stare nello show. Pablo, non è possibile, non ci viene in mente niente. Siamo bloccati, non riusciamo a scrivere Camilla, un testo decente. Camilla, quindi... un secondo. Quando è lo show? Domani. Domani. È domani, benissimo. Quando torno, voglio quel brano. È chiaro? Benissimo. Tranquilli, è solo che dobbiamo cambiare modo di lavorare. In fondo abbiamo già la musica, ci mancano solo le parole. Sì, hai ragione, è vero, forse è il modo di lavorare che non va bene. Di solito lavoriamo individualmente e dopo mettiamo insieme quello che abbiamo scritto. È così. Invece dobbiamo trovare il modo, come dire, di poter... Di poter lavorare tutti insieme. Ok, esatto. Certo, è molto bello, sì. Però come? Come facciamo? Cominciando da zero. Ad esempio parlando di quello che abbiamo in comune. Non lo so, che cos'è per voi il palcoscenico? Che cos'è? Il palcoscenico è molte cose. Sì, è un posto dove possiamo essere più liberi. Dove possiamo coltivare i nostri sogni? O dove possiamo aprire il nostro cuore alle persone? Dove scompare ogni paura? Di fare fiasco. Dell'amore. Di volare con l'immaginazione. Visto? Abbiamo una cosa in comune. Sul palco trasformiamo in realtà le nostre aspirazioni e i nostri sogni. Ecco di cosa dobbiamo scrivere. Sì. È così. Io ti amo. Come? Credimi. Che? Sì? Sì. Sul serio? Sì. Posso aiutarti ora a portare la spesa perché... No, e lascia stare Roberto, mi stavi dicendo una cosa importante, importantissima. No, è già tutto chiarito tra noi due, abbiamo parlato anche troppo, Olga. Dobbiamo parlare ancora, mi stavi dicendo una cosa fondamentale, ti supplico, non mi far soffrire, per favore. No, non ricominciare, Olga, non è giusto che io stia pensando a te continuamente dalla mattina alla sera, no, basta, ti amo tanto. Roberto, andiamo, Jade è scappata. Beh, che se ne vada allora. Che ci importa, Mi ha appena avvisato la Parodi, Jade è scappata. Sì, no. Va bene. No, mi stava dicendo una cosa importante. Olga, adesso torno a casa. Roberto, spazio vitale, aspetta. Dai. Ti amo, Olga, ti amo. Mi ama. Roberto, mi ama. Vuoi sapere come continua la storia di Violetta? Allora non perdere le puntate. Da lunedì a venerdì alle 20:10 e in replica alle 14 solo a Disney Channel.